Allora io sì, ho processi come ha detto la signoria Roscia, con il solito collaboratore di giustizia che mi accusano. Comunque sono Questi sono i processi. miei processi. Quindi lei versa in una posizione di imputato ancora rispetto a questi processi. È così, no? Sì. Sì. Va bene, allora. Ho spiegato com'è la mia Sì, posizione. allora, stando così le cose, lei può essere esaminato ai sensi dell'articolo 210 del codice procedura penale e quindi le spetta la facoltà anche di non rispondere, di astenersi dal rendere la testimonianza, rendere l'esame. Lei cosa fa? Intende rispondere oppure no? Signor Presidente, io per rispetto della Corte e di chi mi ha citato sono disposto a rispondere, però se toccano qualcosa mi devo astenere a non rispondere, qualcosa che interessa i processi Va lì in bene. corso o i collaboratori che mi accusano. Quindi Bene. non so se è possibile, alcune volte sì, alcune volte non rispondo. Va bene, è una facoltà che la legge le consente proprio per la posizione che lei riveste, perché quelle sue dichiarazioni potrebbero toccare anche aspetti che riguardano la sua personale responsabilità in qualche reato, in qualche fatto, e quindi lei ha facoltà anche di dichiarare di non voler rispondere a qualche domanda. Va bene? Mi ha sentito bene? Le è tutto chiaro? La ringrazio, Bene. sì, la ringrazio, signore. Va bene. Ecco, diamo atto che c'è come difensore che l'assiste per questo esame l'avvocato, mi ripete il suo nome, avvocato? Marocco Gina. Ecco, in sostituzione dell'avvocato Chiara Cattelacci che è stata nominata da questa corte difensore d'ufficio. Va bene? Mi ha compreso? Sì, signor Presidente, a me non me ne è arrivata la citazione di questa dichiarazione. A me, circa 15 giorni fa, mi hanno detto di nominare un processo per la Corte d'Assise di Firenze, senza Sì, nessun spiegarmi niente. ma lei in questo E poi in giovedì scorso è venuto l'avvocato Pietro Taini del Foro di Milano e mi ha detto che era stato nominato. Io ho detto io non ho nominato nessuno. Ho dovuto fare una revoca alla signoria Voscia lo faccio presente solamente così, a me non cambia niente. Sì, io qui Va bene l'avvocato Voscia. leggo che da una comunicazione della casa di reclusione dove lei si trova, di Opera Milano, del 16/4/2011, il direttore ci comunica che lei per questa attività di oggi, nella quale, qualora ancora non avesse capito, lei non è imputato, ecco, lei è un testimone, un dichiarante che ha facoltà di dichiarare o meno, come l'ho detto prima, quindi. Ecco, in questa nota si dice che lei non aveva nessun legale da nominare, non intendeva nominare alcun legale. Ecco perché. Però è arrivata la nomina all'avvocato Traini. È arrivata la citazione all'avvocato Traini, che io non l'avevo nominato. E dove discorso è venuto a dirmi questo. Ho dovuto rifare una. Ah, ma allora è andata così. La cancelleria, vedendo che era il suo difensore, è molto disturbata la linea. Ecco, se non mi sente ce lo faccio sapere. La cancelleria ha rilevato il nome di un suo difensore, di questo avvocato che probabilmente lei l'assisteva come imputato in altri processi, e gli ha fatto questo avviso. Poi ha comunicato al carcere di interpellarla sulla indicazione eventuale di un difensore per farsi assistere e lei ha detto che non ne aveva, per cui abbiamo nominato un difensore d'ufficio qui a Firenze. Le è chiaro? Ma ripeto, questo difensore Sì, va benissimo, signor. ha il solo compito di assisterla per verificare che la procedura con la quale noi l'ascoltiamo venga rispettata. Ha capito? Quindi ha questo compito soltanto. E ripeto, lei non è Va imputato, bene. non è né imputato in questo processo. Allora, detto questo, quindi ha detto già che con le limitazioni che ha detto intende rispondere. Chiudo. E allora, ha
procedo a farle qualche domanda io stesso e poi risponderà alle domande delle altre delle parti. Sì, ce le ripeta, l'ha detto già il cancelliere, però ce le ripeta anche lei le generalità, le sue generalità, Graviano. Giuseppe, mi ci ripete sì, anche Giuseppe lei Graviano, le sue... nato a Palermo. Nato? A Palermo il 39-63. Va bene. Senta, allora, vediamo un po', andiamo direttamente al tema che poi insomma interessa in maniera più mirata questo processo. Lei prima, fino a quando è stato arrestato? Dove risiedeva? Qual era la zona di Palermo, se era Palermo in cui lei abitava, viveva con la sua famiglia? Io vivevo nel nord Italia, ci sono i carabinieri che mi hanno tratto in arresto e che hanno detto nel zona dove frequentavo io. Sono stato arrestato a Milano. E dove abitava lei? Dove stava? Nel quartiere Brancaccio? Dove stava? No, ero latitante, quindi vivevo Era latitante, allora spostiamoci un attimo indietro. Fino a sì. Quando non si è reso latitante, lei dove abitava? Con la sua famiglia? Dove dimorava? Via Conte, però questo è successo fino al 1982. Sì. E via Conte Federica, Brancaccio, una via di Brancaccio. Qual era questa via? Nel rione Brancaccio. Via Conte Federico. Senta, che attività svolgeva lei? Attività lavorativa, aveva un mestiere, una professione, faceva qualcosa? Sì, io frequentavo la scuola perché io sono la mia latitanza è iniziata nel 1984 con le dichiarazioni di Salvatore Contorno, il quale diceva che tutti i figli di Michele Graviano sono uomini d'onore, che l'aveva saputo 2 anni prima del suo attentato, cioè lui aveva avuto l'attentato nell'81, io avevo ancora 16 anni. Poi quando è venuto a Firenze ha detto che non conosceva i figli di Michele Graviano e a causa di questa sua dichiarazione, che poi si è aggiunto un sentito dire di Francesco Marino Mannoia alla fine dell'appello, io ho avuto una condanna a macchizzi processo di 5 anni e 4 mesi. Ho capito. Ma lei perché si rese latitante? Per questa dichiarazione di condono. Come la seppe? Che mi è arrivato. Siccome le stavo spiegando, io fino a quando ero viva mio papà nel 1982 frequentavo la scuola, ero il quinto anno di ragioneria, economia aziendale. Poi quando è morto mio papà ha lasciato tante attività, tra cui un'attività agroalimentare, e questa è stata una di quelle che poi ho avuto in testa, è passata in eredità a me. E lavoravo nell'agroalimentare, avevo rapporti con i fratelli Romagnolo di Bologna che ritiravo patate da semina, non ero a casa, quando poi ho saputo che era venuta la polizia a cercarmi, poi ho letto sul giornale che ero latitante di dichiarazione di contorno. Io, ma lei come seppe? Nell'84 avevo... Allora, le dichiarazioni... Sto dicendo che... Senta, cerchiamo di coordinarci perché altrimenti diventa faticoso. Sì. Lei, Contorno l'accusava di che cosa? Contorno ha detto, quando in una dichiarazione, prima del 1984, nell'84, a me è arrivato ottobre 1984, sì, il mandato di cattura, come si chiamava a quell'epoca, e ha detto, 2 anni prima del mio attentato, lui ha subito un attentato nel 1981, mi sono stati presentati tutti i figli di Michele Graviano era mio papà, come uomini d'onore. E quindi a causa di questa dichiarazione, io avevo a quell'epoca 16 anni, perché 79, 81, meno 2, 70. Va bene, senta Graviano. A causa di quella
Vabbè, ma ascolti, beh, ci lasci un po' guidare perché altrimenti capisce qui diventa un sì, male sì, mani. Sì, quindi alcune cose ci interessano, altre storicamente, giudiziariamente sono accertate, quindi cerchiamo, così facciamo presto sia noi che lei. O comunque facciamo senza dilungarci nel minor tempo possibile. Lei si rese latitante perché venne a conoscenza di queste accuse che contorno le lanciava, è così? E il mandato di cattura, sì. Sì, ma, mandato ed di è il cattura, mandato che c'è da giù. Va bene. Senta, lei queste accuse le ha sempre respinte? Le sì. Accuse di contorno? E poi le ha dette anche contorno qui che non conosce i fratelli Graviano. I figli di Michele Graviano. Bene. Senta, i figli di Michele Graviano, cioè i fratelli suoi, quanti erano? Con quanti eravate? Come fratelli? In tutto eravamo quattro figli, e siamo quattro figli. Chi erano? Io, mio fratello Benedetto, mio fratello Filippo e mia sorella. E mia sorella. E sua sorella. Senta, stando a Brancaccio, lei ha avuto modo di conoscere Tagliavia Francesco? Ha avuto no, io Francesco Tagliavia l'ho conosciuto dentro... Abbiamo avuto diversi processi assieme, che poi in alcuni siamo stati assolti, questo in tutto, non mi ricordo bene. Significa che prima di quei processi lei non lo conosceva, il Tagliavia? No, no, sì. Pur stando nello stesso quartiere non vi conoscevate? Ma non penso che abita nello stesso quartiere mio, mi scusi. Aveva una pescheria da quello che c'è. Perché io quando l'ho conosciuto in... Cosa? Aveva una pescheria, lo stato. Sì, poi in carcere si parlava, così. No, ma dico, però non è che abita nello stesso quartiere. No, non c'entra niente con il mio quartiere. Non in carcere, ma quando era libero, ha avuto modo mai di appurare, di conoscere, di vedere questa pescheria, di entrarci, di frequentarla, questa pescheria. Ah sì, ma No, la pescheria io la vedevo perché passavo dalla piazza Sant'Erardo, però non è che entrava a comprare il pesce, perché nemmeno facevo io la spesa a casa. Quindi lei ci entrava per comprare il pesce in questa pescheria? Qualche volta no, no, ho detto, siccome si trova a piazza Sant'Erardo, è una via che viene transitata, secondo se si deve andare a Palermo, a Mercato Ortofrutticolo, un esempio, io andavo spesso a Mercato Ortofrutticolo, iniziavo alle 4 di mattina a volte, quindi ero costretta a passare di questa piazza Sant'Erardo, che poi è fuori Italico, che porta a Mercato Ortofrutticolo, è normale, si vede, i negozi li conosco, ma neanche conosco il titolare dei negozi. Ma è lontano dal quartiere dove abitavo io, perché io abito prima di Brancaccio, via Conte Federico, che poi... Vabbè. Quindi a un certo punto poi lei è stato raggiunto anche dall'accusa di partecipazione, insomma di essere stato il mandante, uno dei mandanti di queste stragi di cui ci occupiamo oggi, è così, no? Quando è accaduto questo? Sì, io prima sono stato nel 1994, se non erro, però 94-95, quello è l'epoca. Sono stato accusato come esecutore, perché erano qualche 7-8 testimoni che mi avevano visto sul luogo delle stragi. Poi abbiamo fatto, ho ricevuto il mandato di cattura della Procura di Roma. Abbiamo fatto, non so come si dice di preciso, attraverso uno spray che nessuno di queste 7-8 persone che mi accusavano mi hanno riconosciuto. Perché ho fatto cocciere di carabinieri vicino a me, a ricognizione, come si dice. E nessuno mi ha. E mi è stato tolto come esecutore. Poi successivamente, e in giornale ne parlavano ogni giorno. Successivamente mi è arrivato come mandante e organizzatore. Ho capito. Ma lei a Roma, ad esempio, c'è mai stato nel 93? Lo sa no, che viene accusato da Spatuzza, penso che l'avrà saputo, di essere stato presente a Roma?
in, diciamo, in concomitanza o perlomeno allora, in un periodo antecedente e prossimo alle stragi del 93. Lei c'è mai stato? Scusi, c'era? Signor Presidente. No, quello che dice Spatuzza no, io le voglio dire una cosa, che penso poi la valuterà voi la Corte, lei la signora Marcella la Corte per stabilire. Io con Spatuzza ho fatto un confronto, io a Spatuzza lo conosco da ragazzo, lui quando è venuto che mi ha accusato nel processo che ho in corso, uno dei processi che ho in corso, lui mi ha accusato che è entrato in queste organizzazioni a causa mia, tutto. E nell'interrogatorio, poi quando abbiamo fatto il confronto io cominciavo a toccare i suoi familiari chiedendo chi aveva fatto quel reato e poi non reato, lui è ritornato a dire al Presidente, dice sì è vero, sì. E c'è il confronto che l'ho fatto l'8 marzo a Roma nel processo 0709. Lasciamo stare gli altri processi, perché altrimenti non la finiamo più. Lei ha mai incontrato al bar Don Cage Spatuzza, come lui sostiene, nel 93? No. No, e Spatuzza le stavo dicendo, è ritornato a dire al Presidente, no signor Presidente, vero, mi sono errato, io facevo parte della cosca contorno, poi dice mi hanno ucciso il fratello, mi è scomparso il fratello. No, per stare... Vale dire che Spatuzza nel confronto, basta andare a vedere il confronto che ho fatto io, è ritornato a dire cose diverse da quello che aveva detto anticipatamente. Vabbè. Cioè si è smentito lui stesso. E un'altra cosa, è smentito dal pentito Losicco, perché lui dopo il mio arresto, perché Spatuzza mi accusa? Con Spatuzza siamo stati a carcere di tormento insieme, io Spatuzza lo conosco da bambino. Perché adesso Spatuzza l'accusa? E lo stavo spiegando, è quello che ho spiegato anche alla Corte e tante cose lui è stato costretto ad ammetterle durante il confronto. Io l'ho incontrato nel carcere di Tormezzo, nel carcere di Tormezzo io lo conosco a lui da ragazzo, però ognuno, lui la sua strada, perché io l'ho fatto dire, tu da che famiglia proviene e che cosa facevo io quando è che ci siamo conosciuti, cioè di quartiere parliamo. Anche Grigoli, che poi si è svendito lui stesso durante questo confronto, il Presidente disse, ma lei è Graviano da quando lo conosce, perché prima aveva detto una settimana prima del sequestro di Matteo. Dopo, in un altro procedimento, aveva detto nel 1988, l'ho conosciuto, che si è presentato lui direttamente come mio capomandamento, cioè il sequestro di Matteo è successo novembre 93. E lui ha detto una settimana prima, l'ha detto che nell'88 come capomandamento. Poi quando io ho insistito con il Presidente chiedendo se poteva chiedere, porgere questa domanda al Grigoli, ma da ragazzi pensi, ma io non ci siamo conosciuti. Va bene, Graviano, scusi, no, si fermi. Allora Spatuzza. Si lascia guidare. Graviano, le ricordo che lei deve difendersi in questo processo. È un dichiarato, accettato dichiarare sulle circostanze che interessano a noi in questo processo. Quindi abbia la bontà, perché lei, capisco, è umanamente teso a raccontare tutti i fatti che l'hanno coinvolto, che sono tanti, e quindi se andiamo avanti su questa strada poi usciamo anche dal tema. Quindi lei dice in sostanza sono tutte falsità le accuse che mi vengono mosse, lei dice... Mi pare di capire, non sono mai stato capo di mandamento, né di Brancaccia né di altro. Signor è stato mai capo mandamento di qualcosa? Signor Presidente, ho delle sentenze definitive e le rispetto, le sentenze. Quindi finché io non avrò la documentazione per dimostrare diversamente, perché io quando parlo ho tutto documentato, perché altrimenti nemmeno apro bocca, è tutto documentato, io dimostrerò qual è la realtà. Quindi avendo delle sentenze definitive io rispetto le sentenze, quindi su questo non posso rispondere, no, non posso rispondere, ho delle sentenze definitive, questa è la mia risposta. Vabbè. Allora se le sentenze dicono che lei era capomandamento di Cosa Nostra, capomandamento di Brancaccia di Cosa Nostra, lei che fa? Non lo smentisce né lo conferma, non ho capito che tipo di risposta è. Cioè lo dice la sentenza, ma a noi ci interessa di capire se lei
se lo vuol dire, ma perché... signor Presidente, se è vero o non è vero, non posso rispondere. Non può rispondere, va bene. Non posso rispondere perché ho processi in corso. Quando avrò la documentazione, io va bene. La presenterò a chi è competente. Senta, allora, questi personaggi che si dice da parte di Spatuzzi e di altri lei conosceva, anzi, praticamente erano associati assieme a lei in Cosa Nostra, Riina, Bagarella, Matteo Messino Denaro, tanto per fare dei nomi. Li ha mai frequentati, li ha conosciuti, li ha frequentati per una qualsiasi ragione, anche lecita? Parlo di Riina. Non... E le posso dire il motivo? Poc'anzi abbiamo interrotto, cioè che cosa è successo tra me e Spatuzza a carcere di Dolmezzo. Non so se vuole risponda per cortesia. Graviano, risponda alla mia domanda. Ha conosciuto, ha frequentato Riina, Bagarella, Matteo Messino Denaro? No. Senta, il Residence Euromare l'ha mai frequentato? Ci ha mai avuto interessi in questa struttura? Il Residence Euromare, dove è sorto il Residence, era un terreno di mio papà. Quando che l'ha venduto al costruttore Domenico Sansaverini, prima di morire. Quando è morto mio papà, il costruttore Domenico Sansaverini ha detto che doveva consegnare, e c'è un processo anche su questo, 2 miliardi agli eredi di Michele Graviano. Vabbè. Questi soldi non mi sono stati mai consegnati, io ho fatto un processo e... Senta, e per l'Euromare lei ha conosciuto, ha frequentato, ha avuto modo di conoscere Tullio Cannella? Tullio Cannella era prima era il ragioniere di San Severino e poi era quello che mi doveva dare i 2 miliardi. Quindi lei ha avuto rapporto? L'ho conosciuto a Tullio Cannella, anche perché Tullio Cannella abita a 100 metri di... sempre in via Conte Federico, a 100 metri da casa mia. Lo conosco da ragazzi. Quindi ha avuto rapporti per questo? Che doveva consegnare... Per l'Euromare? Sì, era quello che doveva consegnare i 2 miliardi che poi è andato in fallimento. Ok, va bene. Senta, lei conosce un tale Vasile? Vasile che è proprietario di una villa dalle parti di Santa Flavia? No. Lei no, non è mai stato... Questo nessuno... signore, se non erro, è stato in un processo mio, però non mi ricordo bene, non ricordo bene in questo momento. Però è stato in un processo mio, ma non lo conosco fisicamente. Quindi era coimputato in un suo processo, ma non lo conosce. Cioè, penso, o è venuto a testimoniare in questo processo di Firenze. Quindi, ma prima di questo processo lei con Vasile non aveva avuto mai a che fare, non è mai stato in una villa di questo Vasile, a Santa Flavia? No. Va bene. Quindi in sostanza, e riassumendo perché mi sembra che a questo punto sia stretto il varco per proseguire con altre domande su questo tema, lei ritiene che tutte le accuse che le vengono mosse, comprese quelle di Brusca Giovanni, lo conosce Brusca Giovanni? Ci ha avuto rapporti? Signor Presidente, se lei un minutino, io le voglio spiegare, poi sarà lei la corte a valutare quello che dico io. Io, poc'anzi lei mi ha detto di Spatuzza perché l'accusa, io le stavo spiegando la motivazione che mi accusa, che poi sarà lei a valutare. Su Brusca, io le dico una cosa, Brusca Giovanni nel processo Nota Giacomo, che il processo è 2772-2000 di Palermo, ha detto io a Giuseppe Graviano lo cercavo a fine 92 e non potevo rintracciare. Nel 93 ho chiesto a Bagarella, sai dove Giuseppe Graviano, in quanto c'è un certo Tafuri che deve fare un fabbricato a Brancaccio, lo voglio mettere a posto. E Bagarella gli ha detto non mi parlare più di Giuseppe Graviano, perché questo lui l'ha dichiarato nel processo Notar Giacomo, che ho detto poc'anzi, e dice non mi parlare perché Giuseppe Graviano vive a nord, non gli interessa di Cosa Nostra e gli piace divertirsi con le donne.
Poi lui ha cambiato versione, in quanto, signor Presidente, non lo spiego io questo, lo spiega la neurobiologia, io lo posso spiegare. C'è il professor Pietro Sciata che lo dice, che una persona subito può dire la verità, ma dopo è influenzata fra giornali. Il professor Pietro Sciata è il presidente di neuroscienza all'Università di Torino, esercita come docente. Ha spiegato che purtroppo la nostra hanno fotografato, non solo loro, confermato anche dagli americani e dagli altri neurobiologi, hanno fotografato che cosa succede nella nostra mente, che è influenzata fra giornale, ma non lo fanno per male. Va bene, Graviano, è molto interessante quello che lei ci sta dicendo, la fotografia della nostra mente, però noi non abbiamo tanto tempo a disposizione per poter fare queste divagazioni. Ascolti me, Graviano, per cortesia, mi deve ascoltare, ecco. Sì. Un'ultima cosa le voglio chiedere. Lei ha mai conosciuto Vittorio Mangano? Specifico, è quella siamo persona. Siamo stati coinvolti in un processo a Palermo. Prima del processo a Palermo ci ha avuto a che fare, ha avuto rapporti con Vittorio Mangano? No. Niente. No, signor Presidente. Ha conosciuto, ha mai incontrato, ha avuto mai rapporti di qualsiasi tipo con Marcello Dell'Utri? Io su questo mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere perché ho processi in corso, signor Presidente. Già mi sono avvalso anche nei processi di signor Marcello Dell'Utri. Lei ha la facoltà di non rispondere. In generale. Su questo, su politica. Perché sono spesso citato e mi avvalgo della facoltà di non rispondere su tutto, sulla politica, quindi... Va bene, lasciamo stare la politica. E in questo processo è emerso comunque, qui non è la politica, sono fatti che possono avere attinenza con i reati per cui per cui si procede. Lei, è stato detto in questo processo, avrebbe avuto anche rapporti in qualche modo... d'affari, insomma, comprando azioni o facendo operazioni finanziarie con la Fininvest. Lei con qualcuno della Fininvest ha avuto a che fare? Io chiedo la gentilezza su questo, mi avvalgo la facoltà di non rispondere e di non avere domande anche sulla Fininvest, va bene. Su tutto ciò che riguarda politica e questo. Quindi, riassumendo e concludendo, lei sulle stragi di Firenze, di Roma, di Milano, quella del Costanzo, insomma, contorno e l'Olimpico, non sa nulla, non c'entra nulla e quello che sa non è per partecipazione diretta. Ho una sentenza definitiva. C'ha la sentenza definitiva. Quindi, quando noi ce l'andremo a leggere la sentenza, va bene? Va bene, io ho concluso. Ci sono domande dei pubblici ministeri? No, nessuna. Delle parti civili? Neppure. Sì, l'avvocato di Ippolito, prego. Rimanga pure seduto, l'importante è che si faccia sentire perché è disturbata un po' Avvocato di Ippolito, buongiorno signor Graviano. Buongiorno avvocato. Senta, volevo sapere, lei sa qualcosa del movimento politico Sicilia Libera? Se ne era occupato? Io ho detto la gentilezza, mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere a tutto ciò che mi chiedete di politica. Perché no. Ho detto che sono citato e ho processo anche in corso. Quindi. Ma non su Sicilia Libera, no, era giusto per... E si avvale la facoltà di non rispondere, quindi non vuole rispondere, andiamo avanti, il discorso è superato. Va bene, allora non ho altre domande, grazie. Il difensore dell'imputato ha domande? Manco a sedere anch'io. Sì, certo. Buongiorno signor Graviano, sono l'avvocato Romoli per l'imputato Tagliavia. Mi sente? Buongiorno avvocato. Buongiorno. Sì, grazie. Sì, guardi, qualche domanda. Lei quando è stato arrestato, se lo ricorda? 27 gennaio del 1994. E qual è stato il suo regime penitenziario dal giorno dell'arresto? Se poi è cambiato nel corso del tempo? Al giorno dell'arresto venivano ogni giorno a trovare sia Ross sia... E questo ho scritto anche una lettera al dottor Borrella a quell'epoca, che dicevano che se non...
non collaboravo, che parlavo di politica, mi accusavano tutte le strage che sono successe in Italia, mi buttavano a Pianosa e così è successo. Io vivo in uno stato vegetativo, e lo sapete, e potete accettare se volete. Sono stato sempre a 41 in tutti i carceri più di massima sicurezza, e che fra cui Pianosa, ho iniziato con Pianosa, adesso mi trovo qui a Opera in uno stato vegetativo, potete venire a controllare, anzi ci sono le video che registrano 24 ore tutto quello che faccio, anche in bagno. Ecco, mi scusi, mi collego a una cosa ha detto lei, le è stata fatta una proposta per collaborare e anche in relazione a questi fatti? A me spesso, ma questa c'è una lettera che ho mandato al dottor Borrelli quando era procuratore di Milano nel 1994. Certo che mi sono state fatte sempre queste proposte. E a causa di queste rifiuti, di queste proposte, perché io dico la verità, non la mia verità, la realtà, e io chiedo pure i motivi di accettare, lo dimostra anche, io ho preso un ingaggio su Scarantino che dal primo giorno chiedevo al presidente del Sergio Piatamello, accettate che io a questo non lo conosco, Scarantino accettato, ho preso una condanna definitiva che mi porto da 15 anni dietro, di ingaggio a Piatamello per dichiarazione di Scarantino, e altri due collaboratori che adesso sono stati accusati per calunnia. Senta Graviano, il difensore è stato chiaro, ha chiesto come se la passava col regime carcerario, come soprattutto in passato, ma questo 41 bis com'era? Severo, tenero, passato, com'era? Lei poteva... Lei sto dicendo che io vivo in uno stato vegetativo. Io, signor Presidente, le dico che sono tutta la giornata a letto, a leggere, esco solo un'ora al giorno a passeggio. E poi sono tutta la giornata a letto, a leggere. E ci sono le video che lo dicono, non è che lo dico io, perché c'ho le registrazioni. Io tutto ciò che faccio è registrato. Anche in camera, quando dormo, sempre registrato. Vabbè, quindi possiamo capire che era applicato severamente. Dice, ma io tornavo un attimo su quel discorso. Anzi, le dico per precisione, il mio non si chiama 41 bis, si chiama una cosa che non esiste in nessun ordine penitenziario, area riservata al rosso. Area riservata? Rossa. Che non esiste nessuno e non mi, a me io ho notificato dal DAP il 41 bis con Madura, invece non rispecchia per niente. Comunque io tornavo, grazie signor Graviano, tornavo un attimo a quel discorso della collaborazione, perché questo anche per saggiare la credibilità dello Spatuzza. Lo Spatuzza ci aveva raccontato, se non ricordo male, che parlò con lei appunto di questa possibilità di collaborare con gli inquirenti. Non tanto a lui. C'è errore, con me non ha mai parlato. E le dico una cosa, io le stavo spiegando poc'anzi che cosa è successo con me e Spatuzza a cazzo di 2 mesi. Spatuzza mi accusa perché ha combinato delle cose e non è più in grado di ripararle. E ho spiegato anche alla corte a Palermo perché io non potevo avere contatti con Spatuzza, perché lui ha detto che un certo Pietro Romano era come mio papà, invece suo padre ha fatto fare più di 10 anni di carcerazione a Pietro Romano e i suoi fratelli. Si figura se io potevo dare confidenza allo Spatuzza. Lo Spatuzza dopo il mio arresto si è andato a appropriare di bene, di soldi che di mia appartenenza, e lo dice anche lo Sicco, che è un collaboratore di giustizia, che io ho il 25% in questa società edile, 50% era di un certo Sebastiano Lombardo, il 25% dello Sicco. Lui si è andato a appropriare e dice no, non è vero, lui era un socio con Giuseppe Graviano, me l'ha detto lo Sicco, ma io non mi sono preso nessun più. Però lui ha una condanna definitiva con le dichiarazioni dello Sicco per istruzione. Ecco, ma sempre sullo Spatuzza, innanzitutto ci diceva che ha avuto questo confronto con lui? Si ricorda appunto, sì, ha detto l'8 marzo, Roma, l'8 marzo del 2010, intende, o del 2011? 11, 11. Ora del 2011. 2011, 8 marzo scorso. In quale procedimento si ricorda? 0709, Corte d'Assise di Palermo. Corte d'Assise di Palermo.
Però bisogna iniziare dall'interrogatorio che ha fatto in questa cosa per vedere le contraddizioni che ha detto. E quindi, sia lui che Grigoli. Siccome appunto lo Spatuzza ci ha raccontato tante cose qui, di una riunione a Santa Flavia, di contatti tra lei e il Tagliavia, parlandoci anche di un'udienza dove il Tagliavia avrebbe mandato un messaggio, lei ci può dire qualcosa su questi fatti che ci avrebbero... Ma io non sono stato mai... La domanda che ci ho fatto questo. Io non ricordo nessuno. Sì e no, insomma, se io non ricordo nessuna udienza contemporaneamente, io Tagliavia e Spatuzza. Scusi? Io non ricordo nessuna udienza che abbiamo avuto contemporaneamente, cioè eravamo insieme, io Spatuzza e il signor Tagliavia. Comunque, quindi in generale su quello che può aver detto lo Spatuzza... Io non so che cosa ha detto in questo, io posso parlare di quello che ha detto in altri processi, qui non so che cosa ha detto. Sì, in effetti, ora... Quindi se mi può porgere le domande io... Lo Spatuzza ci ha raccontato che ci sarebbe stato, ora lo Spatuzza non si ricordava nemmeno esattamente il periodo, la data, ci sarebbe stata una riunione i primi anni 90 in un villino a Santa Flavia... tra lei, se ne è parlata anche prima, appunto, ne ha parlato anche il presidente, insomma. No, io ho detto di no, questo già ho risposto. E poi quindi a questo punto, per tornare sui contatti con il Tagliavia, ci ricorda, insomma, o almeno approssimativamente, più o meno, quando ha conosciuto il Tagliavia? Si faccia le domande precise. Siamo state coimputate nel processo Golden Market e Agata Mariano più 93, che poi... Quelle macchiette sono state quasi tutte queste assolute, non so se anche lui è stato assolto. Io ho avuto la condanna tra tanti episodi, solo di due episodi. Avevo accusato qualche 30 episodi, me ne sono rimasti solo due, perché è arrivato un sentito dire di Mannoia. Lui non so come, che esito ha avuto, perché non ho approfondito. Siamo stati coimputati qui, poi siamo stati coimputati per la strage di Via D'Amelio, sempre con le dichiarazioni di Scarantino che diceva che io... No. Poi Scarantino ha ritrattato dicendo che erano stati i carabinieri a dire, ma come? A Giuseppe Graviano ti abbiamo dato 200 milioni, l'hai messo solo come mandante. Dice così, poi successivamente l'ho messo come esecutore. Poi Scarantino è determinato di nuovo a collaborare. Adesso è stato accusato per calunnia anche i poliziotti. Così ho conosciuto da io. Va bene, abbiamo va fatto bene. Un po' di processi. Graviano, va bene così. Altre domande? Sì. Le ultime due. Uno, se può dirci qualcosa sui, o se sa qualcosa sui rapporti tra il Tagliavia e lo Spatuzza. Eh no, io non ho mai chiesto, io non chiedo le cose a nessuno degli altri. Perfetto. E poi risulta una corrispondenza tra lei e il Tagliavia. Dal carcere, insomma, di cosa avete parlato? Perché vi sentivate? Scusi, frequentando in queste carcere, lei non può immaginare quanto è la tristezza che c'è in questi luoghi, come uno cerca di essere solidale con le prossime, e come si vive. Quindi cominciandoci a frequentare, perché tutti i processi li facevamo ogni giorno, stavamo a caccia, andavamo ogni giorno a tribunale, da tribunale a caccia, ogni giorno si faceva, a volte venivamo anche alle 2 di notte nel processo Borsellino, e la mattina alle 9 eravamo di nuovo in aula. Quindi è andato questo rapporto a famiglia, come stai ragazzi, poi nel frattempo a lui sono nati i nipotini, allora li chiamavamo i cuoricini del nonno, a me è nato un figlio, il cuore di papà, queste cose, questo tipo di affetto, siccome si parla tanto di medicina, ha una nipote, se non erro, che è affetta da diabete tipo 2, tipo 1, io ho letto un articolo su Novap e ho inviato questo articolo dicendo che c'erano buone... C'è degli esperimenti in corso, però che già avevano avuto qualche esito positivo, una clinica
se non erro, fuori Italia. E poi non so l'esito che ha avuto. Va bene, ha chiarito. Perché, perché anche questo Graviano, non scusi, riceva forse più da nessuno. Graviano, lei bisogna che si ferma quando intervengo, abbia bontà, perché mi pagano anche per questo, per pilotare la disciplina dell'udienza. Se lei va fuori tema, io devo fermarlo. Avvocato, vuol fare l'ultimo? No, io avrei finito. Grazie. L'ultima cosa la voglio chiedere. Presidente, mi scusi, Presidente, visto che sullo spunto di quello che diceva adesso il signor Graviano al collega della difesa, posso fare una domanda? Un attimo, così la rimetto in circolo. Grazie. Con la mia domanda finale. Senta, Lonigro, Barranca, Giuliano sono persone che lei conosce, l'ha mai conosciute? Naturalmente nel processo, prima del processo di queste stragi. Ci ha avuto un rapporto? No, li ho conosciuti in carcere. Prego? In carcere. Solo in carcere, va bene. Andava chiesto comunque. Prego, avvocato. Sì, grazie Presidente. Avvocato D'Ippolito, senta, signor Graviano, lei prima accennava a questi problemi patrimoniali, economici con Spatuzza. Mi sembra aver capito che lei abbia detto che Spatuzza si sarebbe appropriato di somme economiche, insomma di soldi suoi, mi sembra aver capito qualcosa del genere. Ora, volevo dire, mi scusi, no, così le faccio subito la domanda e poi le risponde. Spatuzza ha detto che lei, se finora non ha parlato, è perché il suo patrimonio è intatto, perché lei è un uomo ricchissimo, il suo patrimonio è rimasto intatto, sicché lei per ora è tranquilla e non parla. La domanda qual è? È vero che il patrimonio è vero questa cosa? Mi può dare una mano per aiutarmi a cercarlo, così. Vabbè, ha risposto ironicamente. Finiamola qui. Va bene, penso che sia concluso l'esame. Grazie e può andare. Possiamo chiudere il collegamento. La ringrazio, buongiorno. Adesso buongiorno. Dobbiamo aspettare che si attui il collegamento con l'alto carcere, e quindi comincerà alle 11, l'abbiamo già programmato, e quindi facciamo una breve pausa. Però avendo letto l'ordinanza, possiamo, così è meglio riempire la pausa, anticiparci in maniera che poi finiamo e ce la diamo tutti. Scusi Presidente, se... Chi parla? Avvocato? Sì, no, se c'è una pausa ne volevo approfittare per fare un'istanza, se mi dà la possibilità. Un'istanza, io passavo ero già pronto a leggere la scaletta delle udienze. Ah, sì, no, vabbè. La sua è di carattere istruttorio. Sì. Non la finiamo più però così. No, ma sono rapidissimo comunque, allora, poi naturalmente mi rimetto alla decisione della Corte. Volevo far presente questo, leggendo il documento che lei ci ha consentito ieri di poter esaminare, il verbale della riunione del Comitato dell'Ordine Pubblico, quello nazionale, 12 febbraio 1993, ho potuto constatare che in questo verbale non si fa minimamente cenno alle presunte dichiarazioni del prefetto Parisi circa il regime duro del carcere del 41 bis, perché come lei e come la Corte avranno notato nella relazione, anche quella acquisita nella famosa nota di Amato del 6 marzo, invece lui fa un espresso riferimento a questo verbale e dice che il prefetto Parisi in quella sede avrebbe anche lui espresso un parere favorevole comunque alla revisione, alla rimozione del carcere duro. Tra l'altro, nelle audizioni parlamentari alla Commissione Antimafia, lo stesso onorevole Veltroni contestò ad Amato questa discrepanza. E poi devo dire, sempre nella questo Veltroni lo disse nella seduta, diciamo così, pubblica, gli contestò questa discrepanza, perché lui disse: io sono andato a leggermi il verbale, non c'è nessun riferimento a questa opinione di Parisi, tant'è vero, leggendo il documento, si parla di sovraffollamento delle carceri, non certo del problema del 41 bis. Tra l'altro, nella seduta segreta, di cui noi abbiamo lo stralcio, la questione viene riproposta da Lauro, il quale dice: i verbali di queste commissioni venivano redatti in modo diligente, quindi è da escludere che se ne sia potuto parlare così
en passant e che questo non sia stato riportato. Quindi lui tendeva, Lauro, il senatore Lauro, ad escludere che Parisi avesse fatto riferimento a questo. E in più devo dire, c'è una nota che secondo me potrebbe, è quasi una punta di veleno, anche se secondo me era un comportamento corretto da parte del senatore Li Gotti, che poi a un certo punto ad Amato gli domanda: ma è vero che lei, dopo aver cessato le funzioni di direttore del DAP, ha assunto la difesa di Madonia e di altri boss mafiosi? Allora, davanti a questo scenario, francamente, Presidente, io ho grandi perplessità sulla posizione di Amato, e francamente direi che queste circostanze mi inducono a richiedere che venga chiamato in questa sede. Quindi reitera la richiesta, quindi devo dare l'ordinanza sul punto. Esatto, grazie.